la storia del cosiddetto mostro di Foligno. Ovviamente, come stavo dicendo anche prima, non si tratta di un mostro, ma si tratta di un essere umano come tutti noi. Quindi è interessante, secondo me, andare a cercare di capire le dinamiche che possono aver portato una persona a compiere degli atti veramente molto orribili nei confronti soprattutto di dei bambini. Quindi, ripeto, anche l'avevo detto anche prima, se comunque siete sensibili a queste tematiche, che ci sta, non guardate questa live perché comunque potrebbe disturbarvi. Quindi, allerta trigger bambini. No, ovviamente non entrerò nel dettaglio, però, insomma, c'è un po' di roba. Allora, dove ci troviamo? Mi piacerebbe partire dalla vita proprio di Luigi. Quindi, diciamo che partirò dalla sua nascita per farvi capire proprio la cosiddetta genesi del mostro, no? Quindi ci troviamo a Narni, in Umbria, quando nasce questo bambino che nasce come Antonio Rossi. Nasce da una madre, diciamo, molto in difficoltà, che aveva dei lavori precari, era una ragazza madre, era stata abbandonata dal padre di Luigi, che in realtà era solo una storia fugace, e svolgeva dei lavori appunto molto saltuari e poco remunerativi, non so perché ogni volta mi fissa di sta parola. Quindi, trovandosi in serie difficoltà economiche, decide di abbandonare suo figlio in un orfanotrofio, proprio perché aveva la speranza che qualcuno se ne prendesse cura meglio di come avrebbe potuto fare lei. A questo punto Luigi quindi viene affidato a questo orfanotrofio che si chiamava Beata Lucia e che citava nella sua effigie apposta sopra la porta la scritta Istituto per la tutela dell'infanzia. Vi dico questo perché dopo vedremo che qui dentro c'era tutto meno che la tutela per l'infanzia. Era un istituto quindi gestito da delle persone appartenenti al clero, quindi suore ma anche preti. E Luigi vivrà qui i primi suoi 6-7 anni di vita. C'è una cosa importante da dire riguardo a questo orfanotrofio, e è che soltanto nel 72, 72-73, qui in questo orfanotrofio verranno inserite le figure degli educatori e di uno psicologo, ma prima tutto era affidato appunto a queste figure non professionali delle suore e dei preti. E Luigi, ai tempi Antonio, essendo nato nel 68, vivrà i suoi primi 4 anni di vita in quella che verrà definita poi da dei testimoni del processo, in particolare questo testimone si chiama Tiziano D'Amico, verrà definita l'era delle suore, che era veramente una gestione del terrore di questi bambini. Infatti, a parte abusi che vedremo in seguito di altra natura, era caratterizzata da una dinamica fortemente punitiva, ma di punizioni, cioè che adesso non ti manderebbero, diciamo, in galera per direttissima, mentre al tempo erano purtroppo una costante, perché anche mia nonna mi parlava di questo genere di punizioni, ed erano come ovviamente punizioni fisiche, punizioni psicologiche, perché ad esempio un esempio che viene portato spesso era proprio questo di quando un bambino si faceva la pipì a letto, veniva obbligato a girare per l'orfanotrofio con il lenzuolo bagnato sulla testa, oppure appunto venivano rinchiusi al buio per più ore, venivano malmenati, venivano presi in giro, e quindi erano veri e propri abusi fisici e psicologici molto molto gravi. Quindi Antonio vive in questo contesto fino a che la madre, comunque sia, andava a trovarlo saltuariamente. Un giorno iniziano a essere molto più rade le visite della madre, perché la madre si accorgeva, comunque sia, di avere anche meno presa sul figlio, perché c'era una coppia che veniva a vederlo e passava del tempo con lui. Quindi la madre, diciamo, la madre biologica, si fa un po' da parte. Questa figura della madre, anche questa è molto triste e comunque sarebbe anche questa da approfondire, se volete lo facciamo in seguito. E un bel giorno Luigi viene adottato dai coniugi Chiatti.
Un giorno che però non sarà così bello, perché in realtà i coniugi chiatti lo adottano più per volere della moglie, cioè diciamo che era un capriccio un po' della moglie. Una moglie, erano dei coniugi anziani, che professionisti, lui medico, lei un ex insegnante, che però decidono di adottarlo. Adottano questo bambino che aveva già delle atipicità molto forti, atipicità che verranno attribuite poi in seguito, grazie alle testimonianze di appunto di altri utenti dell'orfanotrofio, una volta cresciuti ovviamente, quindi nello specifico questo Tiziano D'Amico, ma anche altri, che racconteranno che Luigi, già in orfanotrofio, aveva dei comportamenti molto atipici, come dicevo, era molto asociale e aveva degli scatti d'ira, ma racconteranno un altro particolare, anzi un altro po' di particolare, diciamo però che quello più assodato è uno, anche se ovviamente non abbiamo la certezza nella prova riprovata di quello che sto per dire e che è appunto solo tra virgolette la testimonianza di questo Tiziano D'Amico, che riporta di come lui stesso, quindi sicuramente di lui stesso ne abbiamo la certezza, ma di Luigi non ha potuto vedere, ma riporta questo episodio veramente molto tragico, nel quale erano cinque bambini dell'orfanotrofio e si stavano recando a fare il muschio per il presepio. Nello specifico erano vicino a una chiesa di San Casciano, quando Luigi si apparta dietro un cespuglio con il parroco, uscendo poi dopo aver urlato, molto spaventato e con i calzoncini slacciati. Il parroco invece era apparentemente a posto e negherà ovviamente sempre questa dinamica, perché Tiziano D'Amico, faccio un piccolo spoiler, combatterà tantissimo contro questi abusi che venivano perpetrati all'interno di questo istituto, e scriverà varie lettere a questo parroco tentando di estorcergli una confessione, e verrà ripagato con 100.000 lire. Quindi ritorniamo ad Antonio, che viene adottato da questa famiglia, una famiglia completamente lontana da quello che lui aveva vissuto fino a quel momento. Immaginiamoci appunto questo ragazzino vissuto in un orfanotrofio, in un contesto comunitario in cui non aveva mai, comunque sia, ricevuto l'affetto e il calore di una famiglia sua, ma che aveva ricevuto soltanto traumi, abusi sessuali, psicologici, fisici, di ogni natura. Quindi un bambino fortemente traumatizzato che viene adottato da una coppia anziana che oggettivamente non aveva gli strumenti per capirlo e per rendergli la vita, diciamo, più semplice, una vita che comunque sia era già fortemente segnata, ma che sicuramente avrebbe potuto, diciamo, anche in epoche diverse, magari avere un risvolto diverso, perché i coniugi chiatti comunque sia, cioè, individueranno queste atipicità nel figlio e proveranno anche a fornirgli delle cure psicologiche, ma è evidente che le cure psicologiche non fossero sufficienti, ecco. Quindi i coniugi chiatti, dicevamo, erano un po' la tipica coppia di coniugi annoiati, senza figli, che decidono, per forte insistenza della moglie, di adottare questo bambino. Un bambino che, come dicevamo, ha già 6, quasi 7 anni. Lo adottano e quindi inizia questa vita completamente diversa da quella che aveva già prima, quindi altro trauma. Inizia questa vita in cui il padre, comunque di Luigi, il padre adottivo Antonio Chiatti, era una personalità molto molto schiva, anaffettiva nei confronti del figlio, anche perché lui oggettivamente non l'aveva mai voluto. Quindi Luigi vedeva che il padre fuori casa era una persona veramente molto estroversa, un compagnone, un simpaticone, mentre in casa era un taciturno e veramente molto schivo, come dicevo prima. E
quindi Luigi soffrirà tantissimo questa cosa, vivendola come un ulteriore abbandono. Mentre nei confronti della madre, il rapporto era ancora più, diciamo, complicato, perché inizialmente la madre proverà tantissimo ad avvicinarsi a Luigi. Mi ero dimenticata. In questo frangente la coppia decide di cambiare anche nome al bambino, che da Antonio Rossi si chiamerà quindi Luigi Chiatti. Quindi un'altra cosa molto forte, di impatto per la psiche di un bambino, cambiare nome, cambiare casa, come una nuova vita, una nuova rinascita, che però ovviamente nasce da basi veramente poco solide, perché Luigi è un bambino fortemente traumatizzato, come dicevamo, che deve ricostruirsi da zero. Quindi si ritrova in questo contesto di rigidità, di anaffettività, di sterilità, che ovviamente era anche simile, no? E per questi versi al contesto dell'istituto, ma almeno nell'istituto aveva la compagnia degli altri ragazzi, che è vero, non erano, lui non era certo una persona così sociale, un bambino sociale, però sicuramente qui era da solo a dover gestire questa nuova figura di figlio. Si ritrova in questo contesto e continuano i suoi problemi che c'erano già prima, quindi continuerà a essere un bambino veramente poco socievole, avere dei comportamenti atipici che porteranno i coniugi Chiatti, come dicevo prima, a sentire il parere di una professionista, nello specifico di una psicologa di Roma. Lo porteranno quindi a Roma, lontano da Foligno, perché i coniugi Chiatti stavano a Foligno. Lo porteranno da questa psicologa, che, con cui però Luigi non riuscirà ad aprirsi, perché, come anche prima vi accennavo, nemmeno con la madre riuscirà, con la madre adottiva riuscirà mai ad aprirsi. Aveva sempre questo senso di pudore, di vergogna, che gli impediva di raccontare che cosa gli succedesse dentro. Quindi questa psicologa si troverà un po' anche in difficoltà a valutare Luigi, ma comunque sia farà una diagnosi che parla proprio di marginalità ed iposocializzazione, di un io debole ed anaffettivo e uno scarso controllo degli impulsi. Quindi, come dicevamo prima, Luigi aveva anche dei comportamenti violenti che non riusciva a gestire, unito a questa forte asocialità, e dopo verranno riscontrati anche tantissimi tratti ossessivo-compulsivi che lo porteranno in futuro a una diagnosi di ossessivo-compulsivo. Al tempo la psicologa, questa diagnosi che vi ho parzialmente citato, la inquadrò nel disturbo border, ma perché se Emanuela è ancora in live può smentire o confermare, da quello che ho capito, al tempo veniva tutto, diciamo, un po' tutto definito come disturbo border, non era, diciamo, caratterizzato come adesso, era un altro tipo di cosa un po' più generica. Sicuramente era un bambino fortemente disfunzionale, quindi lui alla psicologa comunque racconterà anche una forte tendenza già sessuale, quindi una ricerca dell'appagamento sessuale veramente molto precoce. E racconterà questo episodio nel quale la maestra degli elementari lo rimprovera perché a casa lui aveva malmenato la nonna, e questo episodio a lui lo scioccherà e lo traumatizzerà tantissimo, perché si sentirà di nuovo il cattivo, si sentirà con un forte senso di vergogna e soprattutto anche tradito dai suoi genitori, dalla sua famiglia, che non avevano tenuto per loro questo episodio, ma lo avevano raccontato alla maestra. A me qui faccio una parentesi, perché ovviamente siamo nel mio canale e se no non mi chiamerei atipicamente, vengono in mente i meltdown e il forte senso di colpa e di vergogna che sopraggiunge dopo un meltdown. Quindi ovviamente questa è solo una mia ipotesi, perché io non ho assolutamente idea se Luigi Chiatti possa o meno essere una persona neuroatipica, però sicuramente in questo frangente io posso riuscire a empatizzare con il piccolo Luigi Chiatti, che si sente appunto esposto in questo suo momento di debolezza,
perché comunque sia quando una persona arriva a usare violenza verso un'altra, è comunque un momento di nudità, no? Della persona, anche se sta facendo una cosa negativa, e quindi si sente veramente molto tradito e da questo momento in poi si chiuderà a riccio completamente con la famiglia. Quindi, cosa succede? Continuando a crescere, la sua difficoltà nel socializzare verrà inquadrata, diciamo, ancora più grave nei confronti delle donne. Quindi aveva ancora più difficoltà a socializzare con le donne, penso anche per il suo trascorso in orfanotrofio. Lui comunque era stato sempre con bambini maschi. Cosa succede? Lui continua, va alle medie e alle medie c'è questa testimonianza che racconta di come lui creò una vera e propria setta, un club. Non so se anche voi lo facevate, ma io ne facevo tantissimi, soprattutto all'elementare, devo dire. Creavo queste associazioni cioè con altri bambini. Non erano di questo tipo come faceva Luigi, erano tipo associazioni per gli animali, per l'ambiente, queste cose. Però c'avevo questa cosa di creare associazioni varie. Lui però crea una setta basata sui giochi erotici, quindi già alle medie comincia a cercare questo genere di approcci. E aveva, come dicevamo prima, questo mo modo di approcciarsi anche alla masturbazione che era compulsivo e disfunzionale, diciamo. Quindi Luigi cresce, continua anche ad avere un supporto psicologico fino a che nell'87 non si diploma come geometra. Anche alle superiori ovviamente avrà vari disagi e un'altra particolarità che viene raccontata dai suoi compagni delle superiori è di come lui entrasse ogni mattina alle 8:02. Cioè non poteva entrare prima o dopo, doveva entrare alle 8:02. E questo ovviamente è un tratto ossessivo compulsivo, che è una diagnosi che gli verrà confermata. Quindi questa non è una mia ipotesi. Continua, quindi una volta diplomato inizia a lavorare come tirocinante, come geometra, fino a che nell'89 partirà per il servizio militare e qui avrà le sue prime esperienze omosessuali con un commilitone e con un ambulanziere, ma in seguito racconterà che comunque sia queste esperienze non lo soddisfacevano in toto, perché purtroppo, come avrete intuito, la pulsione di Luigi era proprio indirizzata verso i bambini. Quindi la sua idea era il suo sogno, il suo incubo, mi verrebbe da dire, però vabbè. Per lui era un sogno, ma il suo sogno degli orrori era quello di rapire due bambini, crescerli e scappando via dai suoi problemi, crescerli fino a più o meno agli 8 anni, perché comunque sia, boh, quello magari ne parliamo dopo, sono comunque ipotesi che possiamo fare, però la sua idea era quella di rapire questi due bambini e di tenerseli fino agli 8 anni. In una località non meglio definita, perché comunque questo, cioè, non è che aveva fatto un piano così elaborato, era tutto un po' così. Per questo obiettivo, Luigi aveva addirittura iniziato a collezionare vestiti per bambini, vestiti anche provviste, che verranno addirittura scoperti dai suoi genitori durante un episodio sempre sopra le righe, un altro episodio che mi può, diciamo, far venire in mente un meltdown, ma che ovviamente può essere anche altro, nel quale Luigi chiuse i suoi genitori in bagno, in preda a lo chiamano scatto d'ira, però può essere qualsiasi cosa, e li tiene lì per un bel po', poi li libera e si nasconde in camera sua. Una volta che i genitori lo raggiungono in camera, troveranno queste scorte che le preoccuperanno molto, ma che verranno diciamo inquadrati dalla psicologa che seguiva Luigi come una sorta di rivincita nei confronti della sua infanzia negata.
Quindi la psicologa dà questa interpretazione, non conoscendo le vere pulsioni di Luigi, perché Luigi, come abbiamo detto, non si aprirà mai con i suoi psicologi o i professionisti che lo prenderanno in carico. Non ho ben capito se è la se stessa che lo seguirà per tutta la vita o se cambiano professionisti, ma sicuramente chi lo segue non sapeva dei suoi istinti, non sapeva nemmeno degli abusi che lui aveva subito all'orfanotrofio, perché Luigi si rifiuterà sempre di parlare di quello che era successo in orfanotrofio, dicendo che lui l'aveva rimosso, che ovviamente può anche essere così, nel senso che lo ha rimosso a livello conscio, no? Quindi, dicevamo, Luigi appunto va per il servizio militare, torna a casa e continua a fare il lavoro di geometra, quando un bel giorno, un brutto giorno, non so perché oggi sbaglio tutti gli aggettivi. Un giorno che in Umbria è molto importante perché si tratta del 4 ottobre, che è San Francesco, e come sapete San Francesco è un santo veramente molto importante, vabbè, per tutti, ma soprattutto per questa regione. Quindi era un giorno di festa e Luigi inizia a girare in macchina con il fine preciso di rapire il suo primo bambino. Quindi entriamo qui, ragazzi, nell'incubo, perché Luigi inizia a girare con questa macchina. Faccio un'altra allerta trigger per chi si fosse connesso adesso, perché ora entriamo un po' nel macabro, soprattutto per quanto riguarda i bambini, quindi per chi avesse difficoltà o giustamente verso queste tematiche, mi raccomando, staccate la live perché adesso non entrerò ovviamente nello specifico, però è un po' una storia dell'orrore, è una storia vera, quindi ha tutto un altro sapore. Dicevamo che Luigi prende la sua macchina e inizia a girare con lo specifico intento di rapire un bambino, il suo primo bambino, perché la sua idea era di rapirne due. Quando a un certo punto vedrà sotto un albero di noce il piccolo Simone Angelucci, di soli 4 anni, che stava appunto raccogliendo delle noci. Questa immagine è veramente straziante. Stava raccogliendo queste noci quando Luigi si accosta con la sua macchina e lo invita a salire con lui. Simone, ingenuo per la sua tenera età, sale con Luigi e lo segue fino a casa sua, dove Luigi cerca di fargli un bagno e a questo fine inizia a chiedere a Simone di spogliarsi. Simone lo fa. Luigi tenta un approccio sessuale e Simone si spaventa molto e inizia a urlare. A questo punto, questo che racconto sono, diciamo, tutte testimonianze che racconterà Luigi stesso, quindi purtroppo la freddezza anche con cui lo racconterà lui. E a questo punto Luigi si ritrova frustrato perché, come racconterà lui, la sua eccitazione sessuale svanì per le urla e per i pianti di Simone. Ora faccio un piccolo appunto. Secondo me, anche secondo altri creator che hanno trattato il caso, non solo per questo motivo, ma anche proprio perché in quel momento Luigi si sentì rifiutato in toto, abbandonato di nuovo, quindi ritorniamo al suo trauma dell'abbandono, e vedrà anche infrangersi questo suo sogno completamente irrealistico di rapire due bambini, eccetera, eccetera. Quindi si infrange proprio il sogno di Luigi e Luigi si rompe e aggredisce Simone, soffocandolo. Aggredisce Simone, lo soffoca. Simone perde i sensi e Luigi lo mette nel bagagliaio della sua auto. Aspetta che fa buio, lo mette in dei sacchi, lo mette nel bagagliaio della sua auto. A un certo punto, però, prima di gettare il corpicino del bambino in una scarpata, infierirà ulteriormente sul corpo attraverso 7 colpi alla gola, perché aveva il timore che Simone non fosse morto. Getterà Simone senza vestiti, nudo, in questa scarpata, e dopo di lui getterà anche i vestiti. Poi
tornerà a casa, pulirà la sua auto, pulirà, insomma, rassetterà casa e solo in seguito torneranno i suoi genitori, perché Luigi in tutto questo viveva ancora con i genitori, che troveranno tutto in ordine. Siamo nel 92, quindi a questo punto Luigi ha, non so fare i conti, 68, 24 anni. E per darvi anche a voi un contesto, quindi cosa succede? Simone è morto per colpa di Luigi Chiatti. Luigi quindi pulisce tutto, i suoi genitori non si accorgono di niente perché erano tornati in seguito e ovviamente scatta il panico perché non si trova più il piccolo Simone. Scatta la psicosi. E tutto il paese, perché qui ci troviamo nello specifico a Maceratola, sì, che è sempre una frazione di Foligno, si allarma, si allerta per cercare questo Simone. Verranno prese in considerazione tantissime ipotesi, anche quella di un rapimento per, diciamo, come poi è avvenuto a scopi sessuali, ma verranno anche vagliate tantissime altre ipotesi che sono la pista zingara, la pista satanica e tantissime altre cose. Ma soltanto 2 giorni dopo, quindi il 6 ottobre del 92, avviene un colpo di scena perché al 113 arriverà una chiamata veramente molto strana, atipica, da una cabina telefonica. Gli inquirenti si recheranno subito a questa cabina telefonica dove troveranno un biglietto scritto tramite un normografo. Non so se sapete tutti che cosa sia un normografo, nel caso ve lo spiego. È, diciamo, un apparecchio che permette di fare le lettere precisissime, come, diciamo, una sorta di macchina da scrivere manuale. Quindi questo biglietto, posto sotto la cornetta del telefono, veramente inquietante, che adesso vi leggerò testuale. Questo biglietto recitava: "Aiuto, aiutatemi per favore. Il 4 ottobre ho commesso un omicidio. Sono pentito ora, anche se non mi fermerò qui. Il corpo di Simone si trova vicino alla strada che collega Casale e Scopoli, parentesi, frazione di Foligno. È nudo e non ha l'orologio, con cinturino nero e quadrante bianco. PS, non cercate le impronte sul foglio, non sono stupido fino a questo punto. Ho usato i guanti. Saluti al prossimo omicidio. Firmato il mostro." Quindi, ragazzi, vi potete immaginare che qui, boh, panico totale. Una cosa mai vista, una cosa da film, no? Veramente da serie TV. Panico totale, viene incaricato del caso un poliziotto che al tempo era veramente super blasonato, il cosiddetto Achille Serra, che viene appunto incaricato il 10 ottobre e che istituirà per l'occasione una linea verde chiamata linea antimostro ed era una linea telefonica adibita a recepire delle informazioni sul caso. Quindi ci troviamo in un vero e proprio una vera e propria dinamica che è cosiddetta game playing, che è appunto quella dinamica nel quale soprattutto i serial la perpetrano, cioè non è una cosa molto facile da riscontrare, è una cosa veramente rara che appunto si vede nei film, no? Ma che nella realtà succede rarissimamente e che succede soprattutto con i serial killer e che riguarda proprio questa volontà di sfidare gli inquirenti, di giocare con gli inquirenti. E che solitamente ha due motivazioni. Una è appunto quella di dimostrare di essere superiori, più intelligenti, più scaltri, più migliori degli inquirenti e anche della società al quale stiamo facendo anche una sorta di spregio, e anche quella di continuare a eccitarsi, a godere dell'azione commessa. Quindi, istituita questa linea antimostro, il 13 ottobre riceveranno subito delle chiamate veramente inquietanti. Nello specifico sono 12 telefonate
12 telefonate durante le quali come si dice? L'addetto al il centralinista della linea antimostro instaurerà proprio una sorta di rapporto con colui che effettuava queste chiamate, che inizialmente non sapevano chi fosse, e che confesserà di essere il mostro durante queste telefonate. Durante queste telefonate, infatti, questa voce dirà di essere lui il mostro, di aver ucciso il piccolo Simone e nello specifico darà anche delle indicazioni molto precise che gli inquirenti diciamo individueranno come reperibili per chi aveva effettuato, diciamo, l'omicidio. E queste informazioni erano appunto che cosa avesse mangiato Simone, i suoi vestiti, ma anche la cosa che più fece allarmare gli inquirenti, la presenza di una bruciatura intorno all'orecchio, perché questa voce dirà che per accertarsi della effettiva morte del piccolo Simone, aveva provato ad avvicinargli una sigaretta accesa all'orecchio e che questo aveva provocato nel piccolo un'abrasione, una bruciatura a livello dell'ovo. Quindi gli inquirenti sono veramente molto allarmati e iniziano appunto questa conversazione a più riprese con questa persona, fino a riuscire ad estorcergli un incontro che però la voce dirà di voler fare soltanto con il centralinista e che una volta visto che ovviamente il centralinista, che era un poliziotto, non era un centralinista, era un inquirente, aveva allertato gli inquirenti, non si presenterà, quindi non si presenterà, ma verrà comunque sia individuato e fermato. Si tratta quindi di un ragazzo, Stefano Spilotros, e che all'epoca dei fatti aveva 22 anni e che abitava in provincia di Milano, in un paese che si chiama Rodano. Rodano, Rodano, non lo so. Comunque sia, questo ragazzo verrà giustamente fermato e messo e interrogato. E verrà subito fuori, però, che non era lui, nel senso che gli inquirenti sicuramente avevano dei dubbi, perché arrivando nello specifico dei dettagli venivano veramente fuori tantissime inesattezze e si accorsero che i dettagli che lui inizialmente aveva fornito anche al telefono erano dettagli che lui aveva o estrapolato, cioè era riuscito a capire che cosa il centralinista voleva sentirsi dire. Ma anche aveva estrapolato proprio dalla stampa, perché Stefano si era veramente ossessionato dal caso e aveva letto tutto lo scibile sul caso. Quindi aveva un attimo fatto 2 più 2 su alcune cose e aveva fornito questi dettagli, che però qua, una volta interrogato dagli inquirenti si risultarono poco solidi, anche perché tantissime persone iniziarono a testimoniare sul fatto che Stefano avesse dei forti precedenti di megalomania e insomma, di dire molte bugie. Era un bugiardo patologico su vari fronti. Era una persona che diceva a tutti di essere un campione di boxe, quando non era assolutamente vero, di aspettare la sua Porsche perché lui era ricchissimo e tantissime altre cavolate. Quindi diciamo che gli inquirenti iniziano ad avere dei forti dubbi che potesse essere lui, anche perché Stefano non conosceva nemmeno il posto preciso dove erano avvenuti i fatti, era anche geograficamente lontano, anche perché c'erano dei testimoni che lo individuavano addirittura proprio nell'ora del delitto, verso casa sua, quindi a Rodano. Quindi gli inquirenti iniziano un pochino a traballare, anche perché pochi giorni dopo il fermo di Stefano verrà rinvenuto un altro messaggio del mostro. Ora, questo messaggio recita così: aiuto, non riesco a fermarmi, io sono ancora libero. Avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio. Se
si legge male, quindi non è che, cioè, insomma, poi vedrete, ve lo metterò anche su YouTube, metterò l'immagine del biglietto originale e è scritto un po', insomma, è fotocopiato male. Non avete la mia voce registrata perché non ho effettuato nessuna telefonata. Vi consiglio di sbrigarvi, evitando altre figuracce. Usate il cervello se ne avete uno ancora buono. Ho deciso di colpire di nuovo la prossima settimana. Firmato il mostro. Quindi, ragazzi, di nuovo scatta il panico. C'è la certezza, quindi, di aver preso la persona sbagliata. Scatta il panico anche nella popolazione, che è veramente arrabbiata con gli inquirenti, che si sono fatti fregare da un mitomane e hanno sprecato le loro energie dietro a questo Stefano Spilotros, anche se ovviamente era lecito farlo. Quindi scatta di nuovo il panico, la paura, viene riesumato il corpo di Simone, quindi un ulteriore dolore per la famiglia di Simone, verrà appurato che la ferita che aveva nel lobo non era assolutamente una bruciatura di sigaretta, bensì un'abrasione che probabilmente Simone si era procurato già da morto rotolando, e quindi viene scarcerato il 5 novembre Stefano Spilotros e riparte quindi la caccia al mostro. Riparte la caccia al mostro, che però purtroppo andrà scemando, perché per un po' di tempo non succede niente, non succede niente, anche se verrà addirittura allertata e istituita, scusate, la squadra antimostro, che era, diciamo, quella stessa che poi si occuperà del caso del mostro di Firenze. E quindi il poliziotto Achille Serra aveva chiesto un permesso per installare delle telecamere al cimitero, perché aveva l'impressione che il killer sarebbe ritornato sulla tomba di Simone, ma gli venne negato questo permesso. Gli venne negato, ma il poliziotto aveva assolutamente ragione, perché soltanto scusatemi, l'8 aprile del 93 sparirà la foto sulla lapide del piccolo Simone. Sparirà la foto e era stato Luigi, ve lo dico già, tanto ormai ci siamo capiti. Siamo arrivati al punto, per farti un po' un recap, che gli inquirenti hanno catturato la persona sbagliata, una persona che si era autodenunciata riguardo all'omicidio di Simone Angelucci, il piccolo Simone Angelucci di soli 4 anni, ma che poi si scoprirà dopo poco tempo non essere il vero artefice. Sia perché c'erano delle prove oggettive, ma anche perché il mostro, il vero mo mostro, perché non è un mostro, si era premurato di far sapere agli inquirenti che avevano preso la persona sbagliata. Ma perché Stefano Spilotros si era autodenunciato in questo modo, direte voi? Abbiamo già parlato di queste false confessioni durante il caso di Rosa Olindo, nel quale illustrato, diciamo, durante la parte in cui vi illustravo le tesi innocentiste, come in realtà le statistiche dicano che le false confessioni siano veramente molto frequenti. In questo caso, Stefano, come abbiamo detto, era una personalità, un mitomane, un bugiardo, che nell'impossibilità di darsi un tono dicendo cose positive su di sé, aveva deciso di attirare l'attenzione, detto proprio superficialmente, dandosi invece un tono essendo il peggiore, perché, cioè, comunque sei abbastanza in un gradino basso a livello di reputazione quando fai una roba del genere. Quindi Stefano si era stato lasciato dalla ragazza da poco, e in questa smania di essere visto fa questa cosa, che farà perdere tempo prezioso agli inquirenti e allontanerà dal vero colpevole. Quindi, l'8 aprile del 93 sparirà la foto dalla piccola lapide di Simone. Passano ancora i mesi fino ad arrivare al 7 agosto del 93. Quindi, 7 agosto, ottobre, quasi 10 mesi più o meno
di distanza dal primo omicidio. Perché ovviamente, come avrete capito, Luigi colpirà ancora. Questa volta però sarà un bambino un po' più grande di Simone, perché la vittima si chiama Lorenzo Paolucci e ha 13 anni, ovviamente è sempre molto piccolo, però vediamo che è un range di età diverso da quello di Simone. Luigi aveva conosciuto Lorenzo in una frazione di Foligno che si chiama Casale, nel quale i Chiatti avevano questa residenza. Non ho ben capito se era la residenza estiva nella quale Luigi stava però tutta la settimana, o se comunque i Chiatti avevano varie case, era una delle loro case e era una residenza in cui era scusate, un paesino in cui le persone andavano anche appunto in villeggiatura per passare le vacanze. In questo contesto Luigi conosce Lorenzo in piazza parlandosi e aveva già avuto l'occasione di invitarlo a casa sua per giocare a carte e anche aiutarlo nel computer. Quella sera, la sera del 7 agosto del 93, Luigi esce e si reca in piazza dove troverà appunto Lorenzo e lo inviterà ad andare a casa sua. Scusate, non è una sera, è una mattina. Non so perché ho detto sera, è una mattina. Luigi si reca in piazza, nella piazza di Casale, e trova appunto il suo amichetto Lorenzo, perché Luigi aveva questa tendenza a socializzare tanto con i bambini, nel senso, purtroppo abbiamo visto il perché. Lui interagiva tantissimo con i bambini, era un altro aspetto atipico del quale parleranno in seguito. Lui non riusciva a socializzare con i suoi coetanei, ma si sentiva più a suo agio con i bambini, purtroppo abbiamo visto. Anche per altre motivazioni, ma anche in generale proprio. Quindi trova Lorenzo, lo invita a casa sua, lo fa montare in macchina, vanno a casa, iniziano questa partita a carte. Partita a carte che a un certo punto si caricherà di tensione. Queste sono le parole di Luigi, perché anche qui riporto la sua testimonianza. Praticamente si carica di tensione, dice che anche Lorenzo era teso e scatta colpendolo da dietro con un forchettone al torace. Scatta, non si è capito se ci fu un approccio di tipo sessuale anche qua o se fu semplicemente un raptus. Alcuni parlano anche di una gelosia insorta dopo che Lorenzo aveva raccontato di una cotta per una compagna, ma in realtà Luigi parla solo di appunto di questo scatto. Di questa invidia anche nei confronti di Lorenzo, perché dovete sapere che Lorenzo era anche lui un bambino atipico, nel senso che era, quando parlo di atipicità, parlo, no, ovviamente lo sapete se mi seguite, però faccio questa digressione. Un bambino, ciao Sabri, grazie che mi segui. Un bambino quindi molto asociale, molto per le sue. Ma che comunque sia aveva un altro tipo di vita e di famiglia rispetto a Luigi, e quindi Luigi aveva un forte senso di invidia e di inferiorità verso questo ragazzino. Decide quindi di togliergli la vita. L gli toglie la vita con questo, cioè, scusate, lo aggredisce per la prima volta con questo forchettone al torace. Ma non contento, infierisce su di lui anche attraverso un coltello e qui colpirà alla gola, con una coltellata che gli reciderà alla gola. Quindi è mattina e Luigi viene però allertato dai genitori che gli dicono che torneranno prima a casa. Quindi, a differenza del primo omicidio nel quale Luigi aveva avuto tutto il tempo di ripulire tutto per bene, qui si ritrova a dover fare tutto in fretta e furia, si ritrova un po' nel panico. Quindi prende in fretta e furia il corpo di Lorenzo e lo getta poco distante, poco distante. E cerca di pulire alla bella e meglio, perché comunque si aveva. Mamma, se ci stai male, non seguire, mi dispiace, lo so, è peso. Cerca di. È peso tutto perché è pesa anche la vita di Luigi. Questa è veramente una storia che non ha. È pesa la vita della mamma di Luigi, la vita di Luigi,
la vita di questi due bambini è veramente una storia super tragica, però penso che sia importante perché tocca veramente tanti temi ed è, come ho anticipato, una storia quasi stereotipata nella sua banalità del male, ma quello lo vedremo magari alla fine se vi andrà di parlarne. Comunque sia, dicevamo che Luigi inizia a pulire alla bella e meglio casa perché aveva stavolta fatto tutto in casa, aveva sporcato e a un certo punto addirittura verranno a suonargli per chiedergli se avesse visto Lorenzo, perché gli amichetti di Lorenzo sapevano che lui fosse amico e conoscesse Luigi, addirittura sapevano che andasse a casa sua e lo coinvolgeranno nelle ricerche di Lorenzo, del quale era stato dato l'allarme della sua scomparsa alle 13. Inizieranno appunto queste ricerche che coinvolgeranno tutto il paese e pensate che addirittura Luigi monterà in macchina del nonno di Lorenzo per effettuare queste ricerche. Ed è proprio grazie a una indicazione fornita da Luigi che il nonno di Lorenzo troverà purtroppo il suo corpo. C'è una cosa che accomuna entrambi i ritrovamenti, che prima verranno ritrovati gli oggetti di questi bambini, che è un'altra cosa che strazia il cuore, secondo me. Perché nel caso di Simone verranno trovati prima la bici e il sacchettino delle noci, che veramente spezza, e Lorenzo verrà trovato anche lui la sua bici, che però era in piazza. Lui l'aveva lasciata lì perché era montato poi in macchina con Luigi. Il nonno, quindi, poverino, ritroverà il corpo del nipote. Lo troverà quindi sul ciglio di una strada. E niente, non sto a entrare nello specifico di come è stato ritrovato, perché comunque sia non ci interessa in questo caso. Sappiamo già che il colpevole è tutto. E c'erano delle tracce proprio evidenti vicino al corpo di delle orme nell'erba che andavano, cioè che tracciavano proprio una stradina che portava alla casa dei Chiatti. Quindi gli inquirenti suonano alla casa dei Chiatti, nella quale erano arrivati anche i genitori, che non sapevano ovviamente cosa dire. Luigi verrà ovviamente posto in fermo e portato via, perché verranno ritrovate anche l'orologio e anche altre tracce evidenti fuori dalla finestra, ma anche in cucina. Verranno ritrovati appunto tracce di sangue, eccetera. Luigi viene quindi portato via dagli inquirenti e inizialmente si barricherà verso, diciamo, una sorta di ecolalia durante la quale continuava a ripetere: "Non sono stato io sono un bravo boy scout. Non sono stato io sono un bravo boy scout." Continuava a ripetere questa frase, fino a che, avvalorando anche l'ipotesi, cercando di inculcare negli inquirenti l'idea che fosse entrato qualcuno di estraneo nella sua casa, a uccidere Lorenzo. Cioè, vabbè. Quindi immaginatevi l'assurdità di questa ipotesi. Quindi gli inquirenti gli stanno addosso fino a farlo crollare. Quindi Luigi crollerà e inizierà a raccontare di tutto. Luigi è un fiume in piena. Non smette più di parlare. Continuerà a raccontare e a raccontare e si sentirà visto per la prima volta. Questo lo dirà anche lui. Perché finalmente avrà l'input di aprire, diciamo, tutto quello che fin da piccolo teneva oscurato dentro di sé e che gli causava questa forte scissione, no? Questo senso di colpa, ma questa voglia anche di soddisfare questi suoi bisogni. Quindi Luigi inizia a raccontare con una freddezza allucinante, che potete anche vedere con i vostri occhi, scusate, su YouTube, perché ci sono dei video che mostrano proprio dei pezzi del processo di Luigi. Purtroppo non è più disponibile tutto intero, però si può vedere appunto questi pezzi di deposizione nei quali Luigi racconta nei minimi dettagli, purtroppo, questi omicidi con una freddezza allucinante, raccontando anche proprio i suoi stati d'animo e raccontando
questo suo senso di frustrazione e questa anche rabbia quando vedeva nei bambini, nelle sue vittime, non riscontrava la reazione che si era prefissato, quindi, e continuerà anche a negare appunto di ricordarsi tutto il suo passato all'orfanotrofio, cosa che addirittura avrebbe, tra virgolette, potuto non certo discolparlo, però farlo, renderlo un po' più umano agli occhi del mondo. Invece Luigi è così traumatizzato da quello che secondo me gli è successo, evidentemente, in orfanotrofio, da negarlo fino ad adesso. Quindi lui non ha mai voluto parlare di quello che lui ha subito, ma ammetterà candidamente proprio quello che lui ha fatto e ammetterà anche le motivazioni che lo spinsero a mandare questi biglietti, che erano appunto... praticamente voleva far rinvenire il cadavere per sentirsi importante, e il secondo appunto lo manda perché era arrabbiato del fatto che qualcun altro si prendesse il merito della sua opera d'arte, evidentemente. Quindi Luigi viene sentito con sgomento e stupore dagli inquirenti, che è il 28 giugno del 94 gli verranno dati 30 anni, gli verrà però attribuita una semi-infermità mentale, perché Luigi era una persona, come abbiamo visto, che aveva tantissimi disturbi, nello specifico abbiamo detto che era ossessivo-compulsivo, ma aveva anche altre particolarità sicuramente, che al tempo non vennero diciamo catalogate sotto delle diagnosi ben chiare, ma che ovviamente, se volete, possiamo anche fare delle ipotesi. Comunque sia, Luigi appunto gli verrà dato questi 30 anni che avrebbero dovuto finire nel 2023, ma nel 2015 verrà scarcerato per andare in una REMS, che sono, diciamo, delle strutture psichiatriche per persone che hanno commesso comunque dei reati, quindi non strutture psichiatriche generiche. E che anche qui ci sarebbe poi da aprire un capitolo interessante. Ho visto un video di una ragazza, non mi ricordo come si chiama, fa crime, ha i capelli neri e rossi, comunque ve lo dirò perché mi fa piacere comunque anche fare pubblicità ad altri, non ho questo spirito competitivo, che è entrata proprio nello specifico delle REMS parlando di questo caso. È interessante, e ovviamente non lo farò anch'io, però se vi va andate a vederlo. Quindi dicevamo che ci fu un sacco di malcontento, perché all'inizio in primo grado gli fu dato l'ergastolo, ma la sentenza ultima appunto furono questi 30 anni, e la popolazione insorse, perché ovviamente questo caso toccò tutti i punti più critici dell'opinione pubblica. Voi immaginatevi che cosa veniva fuori dalle persone comuni, no? Avrebbero sicuramente voluto la pena di morte, questo ve lo dico tranquillamente. E cosa succede? Succede che appunto Luigi viene anche inquadrato e verrà assodato che aveva un QI molto alto, ma che appunto aveva questo profilo altamente disfunzionale. Nello specifico, come dicevo, verrà individuato DOC e border, ma come abbiamo detto ci sarà molto altro. E verrà individuata questa sua propensione appunto a rimanere molto infantile. Era come rimasto mentalmente all'infanzia. A me qui viene in mente tantissimo, comunque sia, una persona atipica, neurotipica. Ovviamente può essere anche che non è vero, però può essere anche dato dal contesto in cui lui ha vissuto e dai traumi. Però sicuramente vedo tantissime assonanze con tante condizioni di cui ho familiarità, ecco, diciamo così. Ma cosa succede? Una volta comunque in carcere o anche nelle REMS, lui inizia questa corrispondenza, questo è un fatto curioso secondo me, con questo tale Sergio, che era anche lui un ex pedofilo,
lui dice ex pedofilo, ovviamente noi ci fidiamo, che, di Livorno, che ha 50 anni, che aveva conosciuto Luigi in carcere, col quale aveva instaurato questo rapporto di amicizia che si era protratto nel tempo tramite questo scambio epistolare molto interessante, nel quale Luigi si apre molto con Sergio e gli racconta di essere cambiato, chiede scusa più volte Luigi, anche pubblicamente, tramite delle lettere pubbliche. Praticamente, cosa succede? Scusate, mi era arrivato un messaggio e mi sono distratta. Manda queste lettere in cui dice di essere cambiato, dice di voler uscire, di essere pronto a uscire per la vita reale e racconta questi incubi che lo tormentano, incubi che hanno degli elementi ricorrenti, nello specifico animali. Cioè Luigi sognava sempre questi spazi chiusi in cui lui era rinchiuso e anche degli animali, più forme. Ci sono due sogni, incubi, diciamo, descritti nello specifico, che sono uno nel quale Luigi vede uscire da sotto un letto questi insetti fatti a stecco con delle ali, degli insetti fatti a bastoncino, anzi dice, uno più grande e uno più piccolo. Lui si avvicina a quello più piccolo e prova ad avvicinarsi e viene allontanato da quello più grande. In un altro sogno invece ha a che fare, diciamo, con un coniglio scuoiato. Insomma, sono se sempre sogni abbastanza traumatici, splatter, in cui lui ha a che fare appunto con queste figure animali. Lui, Sergio, questo signore, questo ex pedofilo che appunto conosce Luigi tramite anche questa corrispondenza, è una persona che si batte per la riabilitazione dei pedofili in vari modi e quindi ha piacere comunque sia che venga portata anche la testimonianza di Luigi. Ovviamente io non voglio assolutamente togliere nessun rispetto alle vittime. In questo frangente mi piace anche ribadire che i genitori di Lorenzo Paolucci, il padre, ha perdonato Luigi, essendo una persona cattolica, ha dato il suo perdono a Luigi, penso anche capendo il perché, io penso, ma anche per non voler vivere nell'odio, cosa che non è successa anche comprensibilmente dai genitori di Simone. Ovviamente ci sono tantissime reazioni a queste cose che non si possono giudicare. Però ovviamente noi siamo qui in questo canale per cercare di non di fare il processo alle intenzioni, scusate, non di fare una gogna mediatica, una gogna pubblica verso Luigi che ne ha ricevuta anche abbastanza, ma appunto per dare risalto a queste tre tragiche vite, quattro, perché ci voglio mettere anche la mamma di Luigi, della quale trovate delle testimonianze molto tristi sull'internet, nel quale lei parla appunto della sua vita, di come ha vissuto lei dal suo punto di vista questa adozione che si è dovuta imporre per il bene del figlio e come ha scoperto poi dopo anni che il suo figlio così bello, con questi riccioli biondi e occhi azzurri, è diventato un mostro. Mostro, perché ovviamente ci tengo, non mi piace parlare di mostro perché penso che sia una parola creata apposta per cercare di distanziare l'idea della condizione umana rispetto a queste dinamiche orribili, quando in realtà sono dinamiche umane, quindi cerchiamo di riappropriarci, no? Del lessico giusto, perché penso che sia importante usare appunto le parole più consone proprio perché creano degli schemi mentali dai quali dobbiamo uscire. Ovviamente qui erano gli anni 90, ne parlano ancora comunque sia di mostro e viene anche io ho scritto mostro di Foglino per far capire anche di cosa stiamo parlando, come mostro di Firenze, eccetera. Però penso che sia una cosa disfunzionale, cioè a livello psicologico, perché
questo volerci allontanare da queste dinamiche, volerle nascondere sotto il tappeto, è una cosa che non porta alla risoluzione. Grazie, mamma. Ma appunto il volerne parlare non è un'ossessione verso il macabro, un voler rimestare, ma è proprio una necessità di voler scardinare determinate dinamiche. E ovviamente qui ci sono delle dinamiche disfunzionali dall'inizio alla fine, quindi vediamo proprio il disagio puro e crudo, no? Qui si poteva fare tutto meglio, no? Dall'inizio proprio dell'infanzia di Luigi a quello che è successo dopo. Ed è una storia veramente molto tragica, come dicevo, per tutti i protagonisti di questa storia. Ovviamente le storie che racconto non c'è mai, no? Insomma, un protagonista che non ha una risoluzione tragica, ma in questo frangente è veramente una storia nera, brutta, che sinceramente un po' ha destabilizzato anche me, non che io sia chissà che, però ovviamente sono un po' navigata, nel senso che sono una molto appassionata di queste tematiche, ma questa è veramente tosta, devo dire, soprattutto determinate immagini, sia quella delle vittime, ma devo dire anche quella del piccolo Luigi, che è andato a prendere il muschio per il presepe, che un po' mi ricorda il piccolo Simone che raccoglie le noci. Insomma, queste due immagini un po' ricreano, secondo me, questo circolo, no? Questo circolo del male, quindi questo perpetrare continuamente e non interrompere questa dinamica. Ok, io avrei finito, se non ci sono domande, se volete parlare qualcosa, insomma, se avete considerazioni da fare, come si dice, se volete aggiungere qualcosa. Oggi veramente ho dei problemi a parlare. E sì, veramente un caso veramente brutto. Ogni tanto ho detto veramente. E non so nemmeno io cosa aggiungere, sinceramente. Sono tematiche forti, anche quelle della riabilitazione dei pedofili, della riabilitazione in generale, però tematiche a cui io tengo perché non penso che ostracizzando queste persone o cercando di sopprimere in maniera artificiale i loro istinti barra bisogni possa risolversi qualcosa. Ecco, quindi penso che invece siano tematiche molto importanti, ovviamente spinose, e nel parlarne non si deve mai dimenticare le vittime, no? Di questi crimini. Purtroppo, come vediamo, in questo genere di crimini, soprattutto per quanto riguarda i bambini, spesso le vittime sono carnefici e viceversa, ovviamente non i bambini quando sono bambini, ma crescendo è una. Non sempre, non sempre, assolutamente, però è diciamo se non tutti i bambini abusati vanno a perpetrare questo genere di comportamenti, tanti pedofili erano bambini abusati, ecco, non so se avete capito il mio discorso. Non certo tutti i bambini abusati arrivano a perpetrare poi a loro volta delle violenze, ma tanti di quelli che poi lo fanno erano davvero dei bimbi abusati. Sì, Chiatti ha confessato tutto. Lui non è mai arrivato a fare comunque sia della violenza in sé per sé al bambino, ci ha provato, cioè in realtà sì, qualcosa ha fatto, non voglio entrare troppo nello specifico, però lui appunto aveva questa finalità di voler rapire questi bambini e fare proprio una vita scappando con questi bambini, non era diciamo una persona che aveva già, da quello che sappiamo, perpetrato questo genere di crimini, anche se
ho letto di una testimonianza che dice che lui avesse fatto comunque perpetrato degli abusi nei confronti di un figlio di degli amici di famiglia, però non ho trovato delle conferme attendibili, quindi ho evitato di dirvelo. Però sicuramente sì, lui confessa tutto, addirittura, come dicevo prima, se siete interessati, potete trovare su YouTube degli spezzoni proprio delle sue deposizioni che sono agghiaccianti, cioè ve lo dico, rimarrete un po' scioccati perché le modalità in cui racconta che cosa ha fatto sono veramente molto atipiche, ma veramente molto atipiche, perché Chiatti rimane freddo, rimane impassibile e racconta nel dettaglio tranquillamente quello che ha fatto, che sono cose orribili, orribili e irripetibili quasi, che appunto, come dicevo, non voglio entrare nello specifico, se volete andatevela a vedere. Quello che è importante dire, secondo me, è stato detto, nel senso che è una storia che va vista da più punti di vista. Se volete, ripeto, vedere anche il punto di vista della madre biologica di Luigi Chiatti, potete trovare delle interviste interessanti sue, interessanti anche un po' trash, perché il giornalista a un certo punto le dice tipo: non ti chiederò che cosa hai provato quando hai scoperto che tuo figlio era un serial, non te lo chiederò, non te lo chiederò, insomma alla fine glielo chiede, cioè boh, vabbè, quella cosa è abbastanza divertente. Per il resto non è per niente divertente perché si vede appunto questa madre costretta dalla vita ad abbandonare suo figlio po per poi scoprire che è diventato comunque un serial killer, quindi greve. Lei tra l'altro riconosce subito Luigi, anche se verrà addirittura, come si dice, rivelata la sua età e la sua identità a mezzo stampa, cosa che la ferirà tantissimo perché verrà ovviamente anche lei giudicata dall'opinione pubblica e racconterà appunto questi episodi in cui andava a trovarlo, episodi in cui anche lei si sentiva di troppo, no? C'era un rapporto un po' freddo fra questa mamma e questo bimbo, perché loro non si vedevano tutti i giorni, quindi è veramente spezza il cuore quando si sente parlare questa mamma che tentava, no, questo avvicinarsi a questo bambino che però sentiva sempre più distante da lei, che comunque vi sia aveva una vita veramente piena di difficoltà e che quando a un certo punto il bambino manifesta comunque sia la volontà di vederla meno. Lei non capirà mai se fosse stato lui o comunque le suore, però lei si fa, diciamo, da parte, no? E questa cosa è veramente, cioè, spezza il cuore perché lo racconta con una semplicità anche di linguaggio, ma con una forza, no? Cioè, arriva al cuore la sua volontà, no? Di volersi far da parte, con la speranza proprio che questo bambino avesse trovato una famiglia che avrebbe potuto dargli quello che lei non poteva, anche se in realtà, come abbiamo visto tristemente, le condizioni economiche non sono per niente tutto quello di cui aveva bisogno questo bambino, anzi, aveva bisogno di ben altro. Ovviamente avrebbe avuto bisogno anche di non subire gli abusi gravissimi che aveva subito in orfanotrofio, ma sicuramente trovarsi poi in un contesto così rigido e così chiuso non lo ha per niente aiutato, no? Nel cercare di affrontare, di andare a di superare questi traumi enormi che sicuramente sono insuperabili, però che lui ha come sigillato dentro se stesso, no? Chiudendosi sempre di più, chiudendosi fino a poi a scoppiare. Infatti, quando poi arriverà a confessare, lui sarà proprio un fiume in piena, perché per la prima volta nella sua vita lui parlerà a ruota libera, anche se, come abbiamo detto, mai dell'orfanotrofio, quello mai. Cioè, quindi quel trauma lì è così forte, in generale proprio di tutto quello che ha vissuto nell'orfanotrofio, che lui dirà sempre di averlo rimosso. Quindi immaginate un po' che cosa deve aver vissuto.
Ci saranno, come dicevo, appunto altre testimonianze di altri ex utenti, no? Utenti, ex bambini dell'orfanotrofio che confermeranno tutto e che apriranno appunto gli scenari, apriranno le porte a questo scenario orribile e veramente da film dell'orrore che si svolgeva in questo orfanotrofio. Quindi io vi saluterei se non avete altre domande. È stato un piacere perché comunque sia a me piace sproloquiare, però stasera non è stata piacevole perché era veramente brutta come storia. Non ho trovato nemmeno lo spunto cioè la voglia di fare mezzo sorriso perché penso che non sia il caso. Bisogna comunque portare massimo rispetto verso queste tematiche. E niente, io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me. Se vi va di rivedere anche gli altri casi che ho portato, potete trovarmi su YouTube dove mi chiamo anche lì atipicamente. A brevissimo, domani o dopodomani, farò uscire lì il video di Elisa Claps. Sono un po' indietro con l'editing. E a breve, appunto, vi aggiornerò anche per quando ci saranno delle nuove live su Twitch, a regola mercoledì prossimo, su tema, quindi faccio alternato una volta crime, una volta, diciamo, neurotipicità, salute mentale o altre tematiche sociali. E non ho ancora deciso cosa sarà l'argomento della prossima, ma se mi seguite sui social vi aggiornerò sicuramente. Vi mando un bacione, buona serata. E niente, spero di non farvi fare troppi incubi stasera. E mi raccomando, state sempre in guardia e soprattutto cerchiamo di pensare criticamente e atipicamente. Ciao.